Hola Chiquiti, come stasse? Allora, prima di cominciare, devo dirvi velocemente un paio di cosette. Allora, se seguite altri YouTuber, sicuramente sapete, perché l'hanno detto anche loro, di questa comodissima funzione Community Tab che è disponibile a detta loro per tutti i canali. Questa è una stronzata. YouTube in quest'ultima parte di anni dà per scontato che sia facile come schioccare le dita a raggiungere 10.000 iscritti, e soltanto quando si raggiungeranno 10.000 iscritti si potrà avere questa tab community, ok? Che è comodissima per tenersi in contatto con gli iscritti fidelizzati, ok? Si possono pubblicare post, si può pubblicare roba. Chi non ha questa tab community, come deve fare? Si avvale come me della vecchia tab, ovvero quella discussioni che potete trovare sul canale. Là io ho pubblicato diversi stati. Ho notato che nessuno li ha commentati, quindi questo mi ha fatto pensare che nemmeno vi arriva il feed. Che bello! Più YouTube va avanti, più toglie cose ai canali piccoli. Sì, queste sono proprio le cose che spingono YouTuber ad andare avanti. Vi consiglio di darci un'occhiata perché io in questa tab vi aggiornerò quando usciranno due episodi di Mass Effect durante la settimana. Seconda cosa, quando usciranno per l'appunto due video alla settimana, quello del giovedì slitterà al venerdì. Questo perché, come ho già detto nello scorso episodio, essendo video lunghi, tra gli impegni lavorativi e quelli scolastici, la gente non ce la fa a vederselo tutto in una botta sola, quindi ha la bellezza di 5 giorni per vedersi il primo episodio, e il secondo se lo può vedere tranquillamente se vuole il fine settimana, prima di passare all'episodio dopo ancora, per dare a tutti la possibilità di vedere tutti gli episodi, a parte chi se li vede a prescindere. Detto questo, direi che possiamo cominciare con l'avventura di oggi. Allora, eccoci qua ragazzi, avevamo parlato con l'equipaggio e prima di proseguire con la missione vera e propria andiamo a fare una cosa abbastanza non tanto importante per la trama, ma quanto importante per la narrazione. Ovvero andare a parlare con la dottoressa che, se vi siete persi l'episodio, quello tra virgolette opzionale, in cui abbiamo parlato con l'equipaggio, andatevelo a recuperare perché altrimenti vi perdete dei pezzi. E infatti avevamo parlato con la dottoressa Chakos, che ci aveva chiesto di recuperare una bottiglia di Brandy Sherry Sice che l'ho recuperata su Omega nell'episodio precedente. Come posso aiutarti, comandante? Ho un regalo per te, dottoressa. Del brandy Sherry Sice? Non dovevi, grazie. Ho sempre rimpianto di non aver aperto quella bottiglia originale finché potevo. Questa volta non farò lo stesso errore. Perché non apriamo subito la bottiglia? Qui, tu e io. Beviamo. Tu apri la bottiglia, io prendo i bicchieri. Pensavo che l'esplosione biotica di Alenko potesse aver spezzato la schiena di Jenkins, ma lui salta su e urla. È stato incredibile. Ah, Jenkins. Sono i soldati come lui a rendere grande l'alleanza. A Cerberus manca lo stesso entusiasmo. È vero. Jenkins era il soldato morto nella prima missione su Eden Prime, nel primo episodio di Mass Effect 1. Lo trovate qua in alto se vi interessa ripercorrere la strada che ho fatto nel primo Mass Effect. Se non vi interessa, siete delle brutte persone. Un brindisi ai caduti. A A Jenkins, a Presley Presley e ad e ad Alenko. Alenko. Che non vengano mai dimenticati. E siamo già ubriachi. Abbiamo praticamente reso onore ai caduti. E questa è una di quelle pochissime volte che possiamo vedere la dottoressa sdraiata sul letto. Evidentemente anche lei ci ha dato giù pesante col brandy. Allora, questo è il lettino. È il lettino che potremo sbloccare più avanti per sbloccare per l'appunto il potere intercambiabile di Shepard. Che è giusto. Mi ero dimenticato come avevo detto qualche episodio fa, che era già un po' di tempo che non ci rimettevo le mani sopra su Mass Effect 2, e alcuni poteri si sbloccano con le Loyal, e l'avevo dimenticato. Grazie per chi me l'ha ricordato nei commenti. E qua avevo fatto, vedete qua ce li ho due praticamente, perché volevo mettere attrazione
E ho sbagliato pulsante, ho premuto avanzamento automatico e mi sono spariti entrambi i punti. Sparendomi entrambi i punti, rimanendo questo nero, ho pensato a un bug. Dico, cavolo, capisco che magari rimane grigio, ma pupparmi tutti e due i punti non mi sembra, cioè non mi è chiara questa cosa. E infatti a tutti erano spariti i punti da assegnare, proprio perché avevo sbagliato, avevo premuto avanzamento automatico. Colpa mia, quindi, ma almeno in questo caso il bug non c'è. Basta quello delle munizioni. E in questo caso, vabbè, il punto lo risegno dopo, così mi faccio anche un'idea dei poteri degli altri. In base anche a chi mi porterò dietro. Direi che adesso basta col blablaggio, possiamo tornare di sopra e andare a parlare con Mordin, che dovrebbe aver preparato le difese contro gli sciami cercatori. Sala tattica. Non ti incastrare, ok. Laboratorio tecnico. Questa anticamera perfettamente inutile. Nel 3 poi ci mettono tipo quell'affare che si trova all'aeroporto. Shepard, come posso aiutare? Ah, Qualche potenziamenti. idea su come prepararsi ad affrontare i collettori? Idee sì, costose, ma potenzialmente utili. Posso mostrarti? Ecco, alcuni personaggi si sbloccano dei potenziamenti aggiuntivi soltanto se ci parliamo. Per esempio, potenziamenti nave. Che nello scorso episodio questa roba non c'era. Vedi? Potenziamenti delle armi. Visualizza. Danni mitra. Ricerca. Vediamo un po' se me l'ha messo qua. Potenziamenti delle nave. Visualizza. Sì, potenziamenti infermeria. Sì, vabbè, l'infermeria era quella per le cicatrici. Danni, abilità tecnologiche. Ricerca. Ok, per il momento ho materiali a sufficienza. Aspettate che sposto un attimo la camera, così potete vedere. Factotum di Mordin. 3000, 3005 di elemento 0. Questo costicchia, però vabbè. Ricerchiamo tutto. Potenza delle armi l'ho già presa, potenziamento corazza l'ho già preso, nave al momento no. E dovrei avere tutto? Sì. Sì, ok. Aspettate che rimetto la camera dove era prima. Ok. Allora, considerando che Mordin non le ha ancora preparate, vediamo cos'è che devo fare adesso. Dunque, su Omega ci sono un po' di casini da sistemare ancora. Non sembra. Non Aspetta, vediamo un po'. Portale galattico, pianifica salto. Vediamo un po'. Esplora la base di Cerberus. Ah, sì, dobbiamo fare per forza un episodio, cioè una missione. Allora, io direi per il momento di saltare queste più importanti e fare direttamente la missione Loyal di Zaid, così ce lo togliamo dalle scatole, personaggio in meno. Aiuta Zaid, vai, facciamo questa. Cos'è? Firewalker Ems of Rosalie. Andiamo un Abbiamo attimo a... troppo poco carburante per lasciare il sistema tramite propulsione. È vero, abbiamo acquist... Ah, giusto, acquista sonde. Già che ci sono, vi faccio vedere anche come funziona. Vabbè, ovviamente lo sapete già perché siete esperti come me. Entra nell'orbita, vai, sondiamo qualche pianeta, così. Ci sono delle persone che non ci hanno mai capito niente del sondaggio dei pianeti. Praticamente quello schemino che c'è sulla destra, vedete le ondine in basso? Più le ondine si alzano verso una parte, ad esempio, vedi adesso si sono alzate e vuol dire che in questo punto c'è abbastanza palladio e platino. Procedo al lancio della sonda. Nei progetti di ricerca, il palladio Esatto. viene utilizzato per potenziare pistole pesanti, corazze e impianti cibernetici. Capito? Guardate che il pianeta è povero, quindi prendiamo un po' di iridio. Sonda espulsa. Nei progetti di ricerca, l'iridio viene utilizzato per potenziare armi pesanti, mitragliatrici e fucili d'assalto. Qui c'è tantissimo palladio Sonda qua. lanciata.
E qua c'è un bel po' di iridio. Sonda lanciata. Ok. Per palladio. Sonda espulsa. Io dopo decine e decine di volte che ho finito Mass Effect 2 andavo direttamente col cheat che mi mettevo tutte le... i palladio, elemento zero, tutto a 9999 perché non avevo voglia di stare a riperderci ore e ore e ore e ore e ore, ore, epoche. Vabbè, il sondaggio dei pianeti funziona così, sono uscito per sbaglio. Poi... i materiali li recupero quando non sto registrando, sennò veramente ci metto 10 secoli. Era giusto per farlo vedere, almeno una volta in un video è necessario. Andiamo, prima Firewalker MSV Rosalie, che devo essere onesto non me la ricordo. E poi andiamo ad aiutare Zaid, o Zaid, o come si pronuncia. Allora, qua. Firewalker S. Rosalie entra nell'orbita. Anomalia. Sonda lanciata. C'è qualcosa sui nostri sensori. Le scansioni hanno localizzato il veicolo d'esplorazione Hammerhead. Inoltre mostrano dei depositi dati attivi che potrebbero contenere informazioni sulle posizioni del dottor Kanye e di Oloy. Chi è sta gente? Vuoto, buio totale, chi è sta gente? Andiamo a vedere. Allora, questa volta ci puppiamo a Garrus e finché non trovo di meglio. Aspetta, vai Miranda stavolta, dai. Un po' di figa ci vuole ogni tanto nel team, se no oddio. E andiamo stavolta con Onda d'Urto. A proposito, quando avrò la possibilità di cambiare il potere addizionale, toglierò carica, perché carica ho visto che è molto pericoloso e causa pochi danni a livello folle. Quindi io mi ci schianto addosso e tutti gli altri mi sparano contro e ci muoio. Quindi prenderò, non so, o attrazione sotto, un qualche altro potere, poi vedrò quelli disponibili. Schianto anche è potente. Ufficiale di Cerberus, deformazione, sovraccarico. No, non me la ricordo sta missione, quindi boh, io cerco di fare una cosa più equilibrata. Colpo stordente, questo mi è utile. Sovraccarico, non si sa mai. Ribelle Turian, ok. E faccio così, tac e tac. Come ho detto, una cosa abbastanza equilibrata. Vabbè, a parte me. Allora, Garrus, scegli. No, toglilo. Fa schifo sto fucile. Molto meglio l'Avenger. Miranda, scegli. Allora, scegli la Carniflex, il Predator. Vabbè, è la pistola di base. Non ho molto equipaggiamento al momento, però io mi devo assolutamente togliere questo, perché porta sfiga quel fucile lì. Allora, il proiettore d'arco l'abbiamo già visto nello scorso episodio. Questa volta ritorniamo con il lanciagranate. Vai. Siamo sopra un vulcano. Firewalker cerca dati. Cerca di essere l'attuale posizione del dottor... sì. Buio! Non mi ricordo nulla di questo, di questa DLC qua. Cioè, almeno credo sia una DLC. Che come missione originale non me la ricordo. È brutta la vecchiaia, lo so. Ci siamo imbattuti nei gate troppo spesso. Le gate? Ok, aspetta un attimo perché non c'erano i sottotitoli. Mi sono perso il primo pezzo di frase.
Sottotitoli sì. E allora amen. Computer bypass stiva. Ok. Via bypass. Ok, sale. Una vetta di Cerberus. Sì. Ci siamo saliti dentro. No, aspetta. Sì, ci siamo saliti. Sembra un mago. Benvenuti nel veicolo di fanteria d'assalto M44 Ammeret. Sono la vostra IV di bordo. No, 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 un secondo. Allora, ragazzi, ho dato un'occhiata alle DLC che ho installato su Origin. Praticamente, quando le ho comprate tutte, non era partito il download di questa, quindi non l'ho mai giocata. Per me è la prima volta. Infatti dicevo, che cacchio, un mago che vola. Vabbè, ragazzi, impressioni così a caldo, a freddo, non lo so come si dice. Prime impressioni su quello che sto vedendo. Allora, ricerca acquisita. Io non so cosa devo fare, eh. Attenzione, sistema di missili autoguidati attivo. Ok, possiamo sparare. Col tasto destro faccio uno zoomino. Con spazio c'è il turbo. È una figata, questa cosa. Anche se si gira veramente velocissimo. Fiu, fiu, fiu. Vabbè. Ma, aspetta, ma come si scende? Nel caso io volessi scendere. Oh, con la E fa questo salto enorme. Devo andare in questo enorme cono di luce. Vediamo. Sì, non posso. Allora, com'era? Con E? Sì. Obiettivi della missione individuati. Pulsante destro del mouse alla ricerca per recuperarlo. Pulsante destro del mouse? Ma pulsante destro del mouse mi fa lo zoomino all'indietro. Ma a che? Sì, ma pulsante destro del mouse mi fa questo. Assegnazione veicoli, muovi avanti, spara pulsante sinistro, cambia visuale pulsante destro, potenziamento spazio, salta e mina V. Ma se mi dici di premere il tasto destro, io premo il tasto destro, mi fa questo, invece era la V. Vabbè. V. Comunque questa specie di turbina che c'è dietro questa navicella mi ricorda quell'affare per estrarre i minerali dal terreno di Andromeda. Grazie, se non me l'avessi detto te non ci sarei mai arrivato. Considerando che gli ho sparato al tubo. Che c'è di qua? Exploration mode on. Non è che si danneggia come il Mako, vero sta affare? Che figo. Comunque è bello anche il posto. No, 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 volevo andare lì sopra.
Ah, posso fare il triplo salto? Più o meno, sì. Allora, V. Sì, ma trovato cosa? Cioè, io sto tirando su della roba, ma... Penso che siano indizi su quei due tizi che sto cercando. Cerca acquisita, vediamo un po'. Ma perché traballa quando... Wow. Vabbè, io tiro sui soldi, bene. Allora, c'è un altro lì, e uno lì, e tre, e due lì. Andiamo qua, vai. Più che altro mi piace il fatto che con questo affare si può saltare, perché aggiunge, diciamo, profondità al gameplay. Dato che di base in Mass Effect 1, 2, 3 non si può saltare. Cioè, al massimo ti puoi arrampicare. No, meno male, non si rompe. No, no. Ah, lo posso controllare mentre... mentre traballa. Ma io penso, siccome è una specie di Overcraft, quell'affare dietro dovrebbe essere, per l'appunto, una specie di turbina che ha risucchio. Quindi mentre la uso, crea tipo un cuscinetto d'aria sotto. Sto ipotizzando, e quindi creando questo cuscinetto d'aria lo sposta. Questa navicella è figa, poi mi ci voglio informare meglio su questa cosa. Allora, ok, ce n'era uno lassù, ho preso la strada più complicata. Se no, non ero io. Vai. Credo sia l'ultimo a giudicare dalla barra. No. No, 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 no. Destra. Ok. Ok, e mo'? Cioè? No, no, dai, era tutto qui. Serio. Due tizi che non so dove sono. Scendo sul pianeta per raccogliere un po' di soldi. Poi acquisite tutte le ricerche. Voglio sperare che quando salgo di nuovo sulla Normandy dicano qualcosa. Considerando i pezzi di nave qui distrutti. Il tizio prima che parlava dei Get. Che succede se mi tuffo qua dentro? Sì. Sì. Succede quello che immaginavo. Vai. Dimmi che è nella stiva. Dimmi che la navetta me la porta nella stiva. Sì. Sì. Ok. Allora, scoperto il rito della Rosalie, recuperati i dati di ricerca, esperienza così... 125, wow! Crediti? Crediti ne ho tirati su un bel po'. Registro chiuso, ok, esci. Boh. Quindi? Comandante, ha ricevuto un messaggio sul suo terminale privato. Ok, meno male che mi sono... Oh! Quello là, che... quello là su Omega a cui gli abbiamo rotto la pistola. Eccolo qua. Aria mi ha dato questo indirizzo. Credo di averti conosciuto all'Afterlife su Omega. Mi hai fermato prima che mi unissi a quei mercenari che volevano eliminare Archangel. Ero proprio incazzato con te. Quella sera mi sono ubriacato di brutto e solo qualche giorno dopo ho visto i notiziari in cui si diceva che quasi tutti quei mercenari erano stati ammazzati da Archangel. Non so chi tu sia o se, sei ancora in vita, ma grazie. Quando ho sentito il numero delle vittime mi sono sentito davvero uno stupido. 50 crediti per la pistola di base, attenzione. E questo voleva fare il figo. Non avrei mai potuto prendere parte a una cosa del genere. Cercherò di sfruttare al meglio quello che hai fatto per me. John Whitson. È bello vedere che funziona un po'... cioè, come se fosse un po' la vita reale. Che Shepard riceve messaggi
anche da persone tipo questo qua, si prenda cura di Garrus. Come abbiamo sentito, Garrus aveva questa organizzazione su Omega, sono stati fatti fuori tutti, e questo messaggio praticamente invita Shepard a prendersi cura di Garrus e ad aiutarlo ad aiutare Garrus a smettere di prendersela con se stesso per quanto è successo. Bella sta cosa. Segnala come letto. Le acque sono calmate di nuovo. Oh, eccolo qui. Una nave di connessione legata a Cerberus è scomparsa. La squadra di connessione stava collaudando il prototipo di un nuovo veicolo di esplorazione planetaria, l'Amered. Inoltre il dottor Manuel e il dottor Oloy erano a bordo della Rosa, lì per condurre delle ricerche per noi. Deve trovare la nave, la squadra di connessione e i dottori. L'ultimo contatto, bla bla bla. Eh sì, ci sono già appena stato. Prototipo recuperato. Tutto intero, comandante. Ok, tornerà sicuramente utile. I dati che ha ottenuto dalla sonda di emergenza della Rosa li mettono in risalto alcuni pianeti esaminati dal dottor Kaiash e dal dottor Oloy. Ida ha inserito le loro coordinate sulla mappa galattica. Speriamo che uno di questi possa condurla al sito Protean. Nonostante la sua spiccata di instabilità, il dottor Kaka si è dimostrato uno scienziato brillante e operoso. Qualsiasi diario e registro del dottor Kaka potrebbe esserci di grande aiuto. Ancora non sappiamo come i Getty riescono a seguire il dottor Kaka, quindi faccia attenzione. Va bene. Allora, facciamo una cosa, adesso andiamo a fare quella di Said. Nei commenti poi scrivetemi se volete che l'affronto, questa missione l'affronto subito, o magari mi porto dietro Tali, dato che ci sono i Get, e sentiamo anche Tali che cosa ha da dire sulla questione.